denunciato un'ipotesi di danno erariale perché dall'esame, dall'analisi di alcuni documenti che sono stati posti alla mia attenzione, avevo avuto modo di rilevare una difformità tra lo schema di contratto che era stato approvato dalla giunta provinciale e lo schema di contratto sottoposto alla firma dell'ex direttore generale. Quindi ho ritenuto di inoltrare tutto alla Corte dei Conti per comprendere meglio se effettivamente fosse stato creato un danno all'erario. Parliamo di cifre rilevanti, per quello che era il mio punto di vista, ho riscontrato una differenza di circa 350.000 euro in 4 anni percepiti in più dal direttore pro tempore, ma questo era soltanto il frutto della mia analisi che poi ho sottoposto all'attento esame della Corte dei Conti che in un primo tempo ha affermato che quanto da me rilevato era assolutamente, lecito. Questa sentenza, devo dire che mi lascia un attimo di stupore, perché certamente le argomentazioni sono buone e giuste, ma non comprendo poi le conclusioni, perché dimentichiamo la storia del contratto, dello schema di contratto, e alla fine la condanna peggiore per il presidente riguarda delle somme che sono state percepite da me denunciante, e quindi devo dire che senz'altro in modo corretto la Corte è andata ultra petita partium, ha concluso per un danno diverso rispetto a quello che era stato originariamente denunciato. Ci sono diversi aspetti che io trovo singolari, se posso, perché il presidente pro tempore dovrebbe risarcire un danno relativo al svolgimento delle mie funzioni di componente del nucleo di valutazione pari a 40.000 euro circa. E non si comprende perché vengo menzionata in modo esclusivo, avendo invece concorso a causare tale danno anche il precedente segretario generale in carica prima del mio insediamento. Ancora una cosa che insomma, ritengo che sia abbastanza singolare è che il danno poi sia stato interamente attribuito all'organo di indirizzo politico, cioè al presidente. Gli assessori sono stati assolti. Però alla fine il danno che è stato causato all'erario per la corresponsione dell'importo al direttore generale pro tempore nella qualità di componente del nucleo di valutazione rimane a carico della collettività, perché assolvendo gli assessori il presidente dovrà restituire esclusivamente una cifra assolutamente irrisoria. Devo dire che con questa sentenza, tra l'altro, è stato affermato un principio che è veramente fondamentale e che senz'altro quanto prima mi farà optare per la carriera da dirigente, perché viene in un certo senso sancita la mancanza di responsabilità da parte dei dirigenti per gli atti che adottano nell'esercizio delle loro funzioni, per i mandati che emettono, per le somme che corrispondono, per le determine che assumono, per i pareri sulla base dei quali gli atti vengono poi posti in essere dagli organi di indirizzo. Allora, un direttore gode di un contratto di diritto privato, quindi non ha dei limiti di legge, i limiti derivano dalla contrattazione tra le parti e comunque l'importo massimo poi è sempre 240.000 euro oltre oneri. Il problema non deriva da questo, bensì dal fatto che era stato approvato uno schema di contratto che prevedeva delle cifre diverse, in quanto legavano la retribuzione spettante al direttore alla retribuzione massima spettante all'interno dell'ente a un dirigente coordinatore di diritto, e quindi non superiore a 95-98 mila euro, insomma. La Corte, ben argomentando, ha ritenuto che fosse legittimo l'attribuzione di tale retribuzione al direttore pro tempore. Pensa appunto di questa sentenza. Io ho molta fiducia nella magistratura, anche in quella contabile, per cui,
però no, non posso fare a meno dall'evidenziare che mi ritengo lesa nell'immagine, perché ritengo di avere legittimamente percepito le somme che a me sono state erogate dal Presidente, giusto anche un parere che è stato fornito in passato dall'ARAN nel 2011, dal quale si evince con chiarezza che un segretario generale che gode di un contratto di lavoro diverso da quello degli altri dirigenti può percepire delle indennità aggiuntive, ove non goda già di una retribuzione di posizione maggiorata. Quindi ritengo che il Presidente non abbia commesso alcun errore nell'attribuire tale indennità alla sottoscritta né al precedente segretario. Chiaro è che, avendo io denunciato questa ipotesi di danno, oggi mi domando se potrò ancora per il futuro serenamente svolgere la mia attività istituzionale, che ricomprende per dovere d'ufficio le denunce di ipotesi di danno.